Alberto Matano Toffanin Live Life a Lunga Matano sfidala con il new Mediaset face Mirta Merlino e rilancia attaccando il dominio di Verissimo da parte della regina Silvia Toffanin Tlinked in poco più due settimane fa. Alberto Matano, direttore di La Vita in Live, ha chiuso il programma del primo canale salutando il pubblico. Alla fine una stagione punteggiata da successi. In quell'occasione aveva licenziato dagli spettatori nel cortile di IL Centro di Produzione Televisivo Raffaella Carrà. Ringraziando tutto l'equipaggio non ho nulla da dire se non un immenso ringraziamento a tutte le persone che ogni giorno danno un contributo fondamentale alla storia che stiamo facendo. Quindi l'annuncio che aveva spaventato tutti, non so cosa accadrà dopo la vita successiva dal vivo. Ma spero di poter incontrare altri colleghi come questo. Alcuni avevano preso questo messaggio come addio. Bene, non ci è voluto molto per trovare che il direttore tornerà al timone del programma e, nel farlo, finirà per competere con una delle facce punta della rete di Mediaset. Sarà in grado tenere il confronto? Matano conquista il sabato in Superguid TV. Matano aveva recentemente confessato: non ho mai provato la stanchezza perché il pubblico ama. Ci segue e attende. Sono abituato a vedere cosa succede giorno per giorno. La prospettiva di ora è rifare la vita dal vivo. Cosa lo farà accadere dopo, che non lo so. Ma la speranza per il futuro è quella di trovare un team di lavoro come quello che ho. Ma per confermare le parole criptiche Matano, blog Davide Maggio ci pensa. Riprendendo una novità resa nota dalla pubblicità Rai, lancia l'esclusiva: tutti i fan del presentatore stavano aspettando, sembra Matano farà un ritorno, una grande pompa con Life Live l'11 settembre. Vedrà quindi l'esperimento di Rai il programma, allungando un giorno normale settimanale airing. Well sì, non solo il solito appuntamento del venerdì, ma ora anche nella fascia oraria maggior parte delle critiche della settimana Rai sabato pomeriggio. È un test temporaneo che diciamo, programma dal 16 settembre al 7 ottobre, in sostituzione dell'Italia sì di Marco Liorni, attesa del suo riavvio il 14 ottobre. Il confronto con il Toffanin, questo è un esperimento da non sottovalutare. Una rivoluzione in termini di ascolto non è certamente prevista. Ma un nome come quello di Matano potrebbe beneficiare competizione Rai Mediaset, che finora ha sempre visto secondo. Grazie alla presenza della presenza IL famoso programma Verissimo, portato avanti dal PR's partner Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin. Matano dovrà quindi tenere confronto non solo con nuovo Mediaset face Mirta Merlino, ma anche con la regina rete. Back 16 settembre. Quindi ci aspettiamo molte scintille per quella data, che segnerà anche debutto nel fine settimana per Matano.